back in ETV. Ciao a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Balcony TV Trento. Io sono Jenny e oggi siamo qui ospitati sulla terrazza del rifugio Bindesi. Con me ci sono i Resilienza. Vi lascio con il loro brano Game of Rights. Buon ascolto. We'll be right back.
Grazie ragazzi. Charlie, grazie. Tu eri voce e basso, ti chiedo di presentarci gli altri. Sì. Allora abbiamo alla batteria Mauro Tonini e alla chitarra Ukvest. Da quanto vi conoscete e da quanto suonate insieme? Ci conosciamo da appena un anno, il mese scorso è un anno giusto che ci siamo incontrati proprio. Com'è nata la vostra collaborazione? La nostra collaborazione è nata a Predazzo. Ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, cercavamo un batterista e alla prima prova che abbiamo fatto, secondo giorno che ci conoscevamo io e Alvaro con Mauro, abbiamo improvvisato 4 ore, abbiamo registrato tutto e da lì è nato il CD che abbiamo adesso. Mm-hmm. Mauro, come definiresti il vostro genere musicale? Allora, il nostro genere musicale, abbiamo coniato il termine powering rock, rock potenziante, infatti anche dal nome Resilienza. Noi facciamo canzoni che come testi e come musica sono rivolti al potenziamento personale delle persone, quindi alla determinazione, al focus e alla ce la facciamo. Bravi. Come riuscite a comporre testi e arrangiamenti? Noi componiamo le canzoni in genere sempre assieme o al massimo qualcuno porta l'idea e poi la elaboriamo e la espandiamo assieme in modo tale che ci sia l'energia di tutte e tre. Avete un momento che vi dà più ispirazione, la sera, il mattino? Più facile la sera per possibilità di tempo a disposizione e poi va a periodi, a dirti la verità. C'è il periodo per comporre e il periodo per fare altre cose. Il concerto che avete fatto che portate più a cuore qual è? Uno degli ultimi che abbiamo fatto molto bello è quello che abbiamo fatto alla Colmo Prof di Bologna, che abbiamo avuto la possibilità di suonare in acustico, c'era molta gente, molte persone, abbiamo avuto un buon feedback e è stata anche una scoperta per noi. Per chi da casa volesse continuare a seguirvi, come può farlo? Ci può trovare su Facebook, basta cercare Resilienza Band, ci può trovare su Instagram, sempre Resilienza Band, e su tutti gli store, Spotify, iTunes, lì troverete il CD uscito il 4 febbraio, si chiama Get Up di Resilienza. Avete prossimi concerti da qui a qualche mese che sapete a cui dovete partecipare? No, stiamo programmando proprio adesso tutto quello che sarà, però non possiamo ancora svelare niente. Va bene, è tutto un segreto. Avete qualcuno da salutare, ringraziamenti da fare? È la Beer, che ci supporta sempre appunto in eventi come quello della Cosmoprof e in altre cose che a breve scoprirete. E poi voi, tutti quanti voi, per questa possibilità che date alle band, che è una figata pazzesca. E voi stessi. Yeah. E noi stessi. Va bene, grazie. Io vi auguro un buon ritorno a Predazzo. Da casa, grazie per continuare a seguirci. Riguardatevi, mi raccomando, le puntate precedenti e quelle che stanno per uscire. Ringraziamenti vanno a chi ci ospita del Rifugio Bindesi e a chi cura tutto quello che sta dietro le quinte dell'area, in particolare Fabrizio, Stefano e Laura. Ciao! Back in ETV.